Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qui oggi con questo vlog per parlare di un qualcosa di molto speciale. Detto così è un po' brutto, nel senso che, come detto dal titolo, sta per iniziare una serie epica. Dico così perché ringrazio pubblicamente, l'ho già fatto in privato, Om, di cui vi lascio il canale qui sotto in descrizione, magari ve lo metto anche a schermo, per l'invito a la FIFA Spearing Cup, che è questa competizione, questo torneo che è stato creato appunto da lui, nel quale si affrontano 8 YouTube, stavo a fare l'8 col 5, 8 YouTubers, con la S, 8 YouTubers, bisogna essere precisi, è una cosa professionale, ragazzi. Quindi, scherzi a parte, io sono stato invitato e ringrazio Om per l'invito, come già detto. I partecipanti, perché chiaramente se siamo 8 non siamo solo io e lui, saranno appunto lui. Poi c'è David MBX, scusa per la pronuncia. E poi The Hippie17, Rudy Zlatan, che saluto, Justice, Federico Marconi, Pectraz, e per finire c'è Exet. Quindi saremo noi 8, chiaramente voi avrete visto in grafica tutti i nomi e cliccandoci potete anche aprire i vari canali che vi ricordo sono tutti qui sotto in descrizione, quindi fateci un salto anche per seguire tutto il torneo, perché abbiamo deciso, visto che volevamo fare una cosa abbastanza seria, di organizzarci bene le varie partite. Sul momento avevamo pensato anche di fare un video unico con un doppio commento, solo che per motivi logistici alla fine abbiamo optato per questa seconda opzione che adesso vi andrò a esporre. Quindi le partite saranno presenti su tutti i canali, nel senso che mettiamo che io giochi contro Rudy Zlatan. Potete vedere la partita sia sul mio canale che sul suo. Chiaramente quella sul mio canale avrà il mio commento in live, quella sul suo canale avrà il suo commento in live. Alla fine del video, comunque in descrizione, troverete la partita del canale dell'avversario praticamente. Spero di essermi. Sì, spero di essermi fatto capire. E quindi sarà una cosa anche abbastanza figa. Cercheremo chiaramente di far combaciare il tutto, quindi di far uscire il video in contemporanea. Faremo anche in modo di anticipare quello che avverrà, nel senso che abbiamo pensato a gestirci l'uscita di una giornata di campionato, essendo 7 giornate, quindi occupandoci 7 settimane, che sono all'incirca 2 mesi o quasi. Abbiamo pensato di far uscire la giornata dal lunedì al giovedì, visto che siamo 8 e quindi giocheremo 4 partite. Quindi mettiamo che il lunedì ci sarà appunto la partita tra me e Rudy Zlatan. Alla fine del video noi avremo modo di dire domani uscirà la partita invece tra Justice e Om. Spero di essermi fatto capire anche in questo. E passiamo invece al regolamento del torneo. Allora, chiaramente non l'ho detto, ma la modalità è FUT. Si parla chiaramente di Ultimate Team, anche qui. Abbiamo un po' pensato perché inizialmente volevamo fare con le rose personalizzate, alla fine abbiamo scelto per Ultimate Team. Allora, ci sono un po' di regole, ve le provo a farvela semplice. Allora, la prima è l'upgrade, il downgrade dei giocatori. Per numero gol segnati si hanno a disposizione numero punti di rating da suddividere come uno vuole tra i giocatori della propria rosa. Qui c'è anche l'esempio. Quindi se io vinco una partita 3-0 ho a disposizione 3 punti di overall, quindi ho un giocatore che è un 77, posso prenderne o uno per dire che ha 80, vediamo se lì lo dice, per passare appunto da 77 a 80, oppure posso prendere anche 3 giocatori che hanno 78 e quindi sprecarmi i punti per giocatore. L'importante è che io alla fine sprechi i 3 punti, quelli che ho guadagnato segnando quel determinato gol, quei determinati gol. 1,73, scambiarne 2 da 77 con 1,70, esatto, quello che dicevo io. Per
Per ogni vittoria ci saranno a disposizione 5 punti rating suddivisibili per migliorare la rosa. Questo è lo stesso discorso di prima, quindi oltre ai gol segnati c'è la vittoria che vale altri 5 punti rating. Mentre per il pareggio i punti sono 3, mentre per la sconfitta, quello che ti ha battuto, quindi io perdo con Rudy Zlatan, non succederà mai, perdo con Rudy Zlatan, lui può scambiare un suo giocatore, che per esempio è un 77, con un mio giocatore che è un 80. Quindi qui c'è l'esempio di Vidal che avrei io in questo caso, se lo prende lui, mentre mi dà il suo 82 che potrebbe essere Buffon. Non c'entra niente perché non avverrà mai questa cosa, però comunque per farmi capire questo è l'esempio. Delle regole chiaramente ci sono state anche per quanto riguarda le formazioni. Visto che ci sono state presentate tutte queste regole di upgrade eccetera, abbiamo deciso chiaramente di non partire con squadre fortissime. Infatti, come leggete in grafica, la panchina dovrà essere composta da tutti i giocatori di overall 70. In campo i giocatori potranno andare dal 75 al 79 e il valore massimo della rosa è di 4 stelle e per la precisione di 75. Quindi io adesso vi farò vedere anche, vedrete voi in grafica anche la rosa che ho scelto io. Chiaramente come vedete ci sono tutti i giocatori in panchina 70. Sì, quello è Goicoechea. Ragazzi, era un 70, non so che farvi. È Goicoechea. Mentre in campo trovate tutti i giocatori dal 75 al 79. Credo, non ricordo la rosa che ho fatto. Comunque sì, dovrebbe essere, tra l'altro una rosa olandese. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se vi può piacere l'idea. Chiudere il video a questo punto mostrandovi la prima giornata, che vedrà impegnato Om contro Ippi, Exet contro Spectrax, Justice contro Rudy Zlatan e per finire mi vedrà impegnato contro David. Ragazzi, questo video sta giungendo al termine. Io volevo appunto prepararvi a quello che sarà nelle prossime settimane, oltre alle serie che vi sto portando. Uscirà anche questa nuova serie, questa FIFA Spirit Cup, come abbiamo deciso di nominarla. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei canali degli youtubers che faranno parte di questo torneo. Vi ricordo che in descrizione, anziché lasciarlo dalla prima giornata, ve lo lascio direttamente adesso, perché le grafiche, ragazzi, sono fatte direttamente da SPAC. Quindi in descrizione trovate anche il suo canale sotto la voce grafico, la troverete per tutte le gare del torneo. Mi sembra comunque di aver detto tutto, spero di non essermi dimenticato nulla, in caso chiedo a chi di dovere di perdonarmi, lo aggiungerò magari a schermo. Il video, come ho già detto ragazzi, è a questo punto finito, noi ci vediamo con la prima giornata che dovrebbe uscire lunedì, ci vediamo con i prossimi video, bella!